Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Erano le 18.30 del 3 febbraio del 2015, una auto nera, una Laguna Station Wagon, si fermò davanti alla gioielleria di Roberto Zancana Ponte di Nanto. Ne scesero 5 uomini e da lì partì un film dell'orrore. Avete visto le immagini di 3 dei malviventi che cercano di spaccare i vetri per entrare all'interno dell'oreficeria. Non ci riescono e poi succede quello che abbiamo raccontato tante volte, cioè che questi banditi hanno aperto il fuoco contro Graziano Stacchio, armati di Kalashnikov e di fucili a pompa, e Stacchio coraggiosamente, il benzinaio di Ponte di Nanto, ha risposto al fuoco per difendere la commessa che rischiava la vita all'interno del negozio. Rimase ucciso un bandito, Albano Cassol, gli altri riuscirono a fuggire. Stasera, un anno esatto, a un anno e un giorno di distanza, ricostruiamo quella storia drammatica, cerchiamo di capire intanto cosa è successo e ovviamente, e li ringrazio molto, abbiamo qui i protagonisti di quel dramma, Graziano Stacchio. Buonasera Stacchio. Bentornato nei nostri studi. E Roberto Zancana. Buonasera. L'orefice che ha subito il tentativo di rapina e che ne ha subito molti altri, come sentiremo dalle sue parole. Ma io direi, prima di vedere una prima ricostruzione della storia, vi presento gli altri ospiti di questa puntata, perché ne parleremo con uomini politici e personalità della nostra regione. Filippo Lanzarini della Lega Nord, buonasera. Buonasera. Il sindaco di Villorba, Marco Serena, buonasera sindaco. Buonasera. L'assessore ai trasporti del Comune di Venezia, Renato Boraso, buonasera. Daniele Stival, buonasera. Buonasera a voi. Stival. Saluto e ringrazio anche Giovanni Tonella del Partito Democratico, buonasera. Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo. Buonasera, uomini e donne, quindi di uomini politica. E donne, certamente. E Jacopo Berti, leader del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale a Venezia. Buonasera. Grazie a tutti per essere qui. Allora, io direi di partire proprio con così i vari fotogrammi di quella terribile giornata in questo servizio della nostra redazione di Bassano. Vediamo. La procura si avvia a chiedere l'archiviazione dell'indagine per eccesso di legittima difesa a carico di Graziano Stacchio. La notizia arriva ad un anno esatto dal drammatico tentativo di rapina a mano armata alla gioielleria di Roberto Zancan, sventata dal benzinaio di Ponte di Nanto, che dopo aver sparato in aria rispose ai colpi di Kalashnikov del comando che assaltava il negozio dove era serragliata una commessa.
Nella sparatoria aveva perso la vita Albano Cassol, mentre un secondo componente della banda era stato arrestato a luglio inchiodato dalle tracce del DNA trovate in una delle automobili usate per il raid. Per lui presto il rinvio a giudizio per tentata rapina e tentato omicidio in concorso. L'avvocato di Graziano Stacchio, Rino Roetta, per ora mantiene la prudenza. Noi non sappiamo nulla, sappiamo solo che più volte la procura aveva detto prima a giugno, poi a luglio, poi a settembre, poi a novembre, dopo ci siamo stancati di andare a chiedere, che la richiesta di archiviazione era imminente. Vuol dire che i giornalisti hanno migliori fonti di noi e, come spesso accade, i diretti interessati lo sanno dopo dei giornali. Un dibattito, quello sul caso di Graziano Stacchio e su altre vicende analoghe, che coinvolge anche il mondo politico. Beh, la vera soluzione, non possiamo passare le nostre giornate discutendo delle sentenze dei magistrati. Se il Parlamento legiferasse in questa direzione, rispetto alla legittima difesa, rispetto alla certezza della pena e a fare in modo che le forze dell'ordine abbiano carta bianca quando operano, avremmo risolto molti problemi. Penso che una persona che reagisce quando viene attaccato nella sua proprietà, nella sua famiglia, ha tutte le motivazioni per farlo. C'è un problema, che esiste un codice, esistono anche dei limiti di legge che è difficile ovviamente poter interpretare, ma bisogna. E quindi, per tutti questi motivi, credo che ci voglia molto, molto equilibrio nel valutare casi di questo genere. Allora, questo era il senatore Santini, intervistato da Filippo Fois, con cui poi ci collegheremo in diretta da Ponte di Nanto. Allora, Graziano Stacchio, la notizia che è arrivata oggi certamente segna una svolta anche molto importante per quanto la riguarda, perché la Procura di Vicenza ha chiesto di archiviare l'inchiesta che la riguarda sul presunto eccesso di legittima difesa. No, hanno detto praticamente che lei si è difeso più che legittimamente. Allora, come ha accolto questa notizia? Cosa ne pensa? Beh, io sono contento, per carità, ma non avevo dubbi su questo, perché se non fossi stato assolto, diciamolo così, non esisterebbe neanche la legittima difesa, perché se per 4 volte ho rifiutato l'offesa e l'ho ricevuta, quando anche mi sono arrivati i colpi a 4 centimetri dalla schiena, vuol dire che io nel mio io mi sono difeso come ho potuto, senza volere ammazzare. È stato un incidente ed è stato anche dimostrato, per cui era giusto che andasse così. Amareggiato per altre cose, perché vedo che dopo tutto, dopo un anno, non vedo cambiamenti. Fonti ufficiali del Ministero che sono diminuiti i reati minori, perché la gente non va neanche più a denunciarli, e sono aumentati del 24%. E purtroppo le rapine e le aggressioni in casa, nelle abitazioni, e questo non è consolabile. Perché vede, non è cambiato niente da un anno a questa parte? Perché io sono stato strumentalizzato, come dicono, dalla politica, no? Ma io ben venga che venga stato strumentalizzato dalla politica, anzi mi sono messo a disposizione per essere strumentalizzato, per fare qualcosa di buono, e sono andato, mi hanno portato anche a Bruxelles, nel Parlamento europeo, e lì in una tavola di lavoro con dei docenti di diritto è stata praticamente studiata una formula per avvicinare il nostro criterio legislativo, che ha fatto delle leggi che sono le più complete che abbiamo al mondo, per dire, ma le più burocratizzate in sostanza. Noi non possiamo guardare l'America, per carità, perché l'America è... I concetti che ci fanno i politici oggi, ma l'America, le armi, questo e quello. No, capisco che là vivono in un far west, perché c'è un altro criterio di mettere nel mercato le armi. Quello che mi dà fastidio sostanzialmente è che oggi non ho avuto risposte dalla politica, non si vedono risposte dalla politica, perché lì sono stato praticamente proposto da un organo di destra, e dalla sinistra, tramite, per non far nomi, l'assessore Sala di Vicenza e la Moretti, io praticamente ho sottoscritto per un'azione non armata per l'uso della pistola elettrica, dello spray urticante, per dotare le forze dell'ordine non armate
per narsedare quando ci sono le manifestazioni o nei campi sportivi. E mi faceva piacere, mi andava bene, una proposta di legge che vieta l'uso di questi prodotti perché sono elementi di tortura. Allora diciamo questo, facciamo un po' di equilibrio su queste cose, perché a oggi io vedo che sì, io ho rischiato la vita per salvare una persona, lo rifarei anche domani. Perché? Perché mi fa pensare e mi rende ancora più cattivo oggi che l'uomo, l'essere umano, sia arrivato a questo. Io ho rischiato la vita per questa ragazza, ma ho rischiato la vita anche per un'altra donna in passato. Non è la prima volta che io affronto la morte per salvare una donna. E vedere che vengono uccise così, in una settimana tre donne, quella violenza e quello sistema qua io non lo accetto più. Io voglio segni forti dal governo che quando ci... Porco cane, ci vuole poco, Ma che ci guardi? Guardate che a me sembra di vivere in un mondo, 50 anni che sono a contatto con la gente, si è trasformata la nostra società in 20 anni in una maniera pazzesca. Avevamo 30 anni fa il fenomeno, 20 anni, dei sequestri di persona. Allora dicevano era un condannato quello, no? Quello praticamente o li portavano via i soldi attraverso il sequestro o l'ammazzavano. Quante vittime innocenti sono state? Dopo perché hanno introdotto il sequestro dei blocco, beni della famiglia. Il blocco, no? Dei beni. E l'ergastolo è finito tutto. Certo. Ci vogliono segni forti, no? Quando c'è un'emergenza, devono dare i politici, devono dare delle risposte. E io vorrei questo. Scusate se... No, chiarissimo, è stato Stacchio. Tra pochissimo ci collegheremo con Filippo Fois a Ponte Linato, proprio dove c'è il distributore. Non ho l'auricolare, cioè non sento l'auricolare perché non sento cosa mi dice la regia. Roberto Zancan, in parole povere, Stacchio sta dicendo questa questione dell'eccesso di legittima difesa. Bisogna togliere di mezzo... Quando qualcuno entra in casa lo fa a suo rischio e pericolo. Se qualcuno entra in casa dovrebbe esserci una legge che autorizza l'aggredito a reagire nella maniera che ritiene più opportuna in base al pericolo che sta correndo. No? È così? Esatto, è 10 anni che io predico sta cosa, perché purtroppo la mia disavventura ha cominciato... Purtroppo 10 anni fa, ed è stato tutto un susseguirsi di vicende, di fatti, di cronaca indirizzati a me, alla mia famiglia, alla mia attività che penso che per una persona sia più che sufficiente quello che gli è successo, che mi è capitato. Io sono dell'idea che quando io sono a casa mia lo Stato sono io. E non c'è più nessuno che deve pensare a cosa è giusto o cosa non è giusto fare. Se tu entri in casa mia con brutte intenzioni, perché la gente che entra di notte a casa tua, nella tua attività, di certo non viene a farti le carezze, io devo essere legittimato a difendere la mia incolumità, quella dei miei familiari, dei miei dipendenti e dei miei beni. Perché dei miei beni? Perché i miei beni me li sono sudati io. Non sono andato mai a rubare a nessuno, non sono mai andato a rompere le balle a casa sua di nessuno. Ho pagato le tasse per quello che mi sono fatto e voglio che questo sia rispettato. Se non lo fa lo Stato, se non lo fa le istituzioni, se non mettono nelle condizioni le forze dell'ordine di poterlo fare, dobbiamo arrangiarci noi. E questo è quello che è successo quella sera con Graziano Stacchio. E aggiungo, perché lui è ancora troppo buono, che se non fosse stato per lui quella sera, a me mi avrebbero ammazzato, perché quando ho affrontato questi delinquenti mi sono reso conto soltanto quando hanno alzato un Kalashnikov davanti a me a 10 metri che non avevo niente per contrastarli. Era la forza della disperazione, si chiama istinto. E io ho affrontato quella situazione perché non potevo lasciare in difesa una mia dipendente che un anno e mezzo prima aveva subito un'altra cosa analoga, l'avevano portata via, sequestrata, finché non avevano la via di fuga libera. Senta Zancan, tra l'altro è stato identificato in luglio uno dei componenti di questa banda, un giostraio veneziano, identificato perché hanno trovato delle tracce, esatto, di DNA sull'auto, quindi è stato identificato
il quale tra l'altro si è saputo mentre fuggiva sparava verso di voi, no? Certo. Per cui anche questo, ecco, anche questo ha contribuito a convincere i giudici a negare che ci sia stato un eccesso di legittima difesa. Eccesso colposo di legittima difesa. Eccesso colposo di legittima difesa. Questo poi era stato arrestato, gli altri componenti della banda sono... No, questo è stato arrestato in galera, con l'accusa di va bene, rapina a mano armata, tentato omicidio nei confronti miei e di Graziano e di un'altra persona ancora. Purtroppo ce ne sono altri tre a piede libero che non si sa che fine abbiano fatto, di quali uno c'è anche l'immagine del viso che non ho mai potuto pubblicare per salvaguardare il lavoro dei carabinieri, delle forze dell'ordine. E questo a me preoccupa un po' perché questi non hanno niente da perdere, direttore. Avevamo la scorta, non si viveva, perché dopo, per chi non lo sa, abbiamo subito due minacce di morte, io e Graziano. Perché in fin di conti quello che era morto era un capogruppo, era un capobranco e a qualcuno dava fastidio. I carabinieri ci hanno tranquillizzato dicendo ma potrebbe essere un mitomane che qualche lama. Io ho un altro pensiero su sta roba. Allora ci colleghiamo adesso con Ponte di Nanto, proprio lì dove è accaduta, dove c'è stato questo tentativo di rapina e la sparatoria. Vediamo, sentiamo, ci sono, possiamo collegarci o no, Fabrizio? Va bene, allora lo sentiremo tra pochissimo Filippo Fois. Daniele Stivano. Ecco, c'è bisogno, dicono poi le vittime di questi episodi, ma ormai non più soltanto le vittime, lo dicono i cittadini, bisogna che siano leggi che consentano a un cittadino di difendersi e non andarci, senza andarci di mezzo. No, abbiamo parlato in questi giorni del tabaccaio Corezzola, è stato aggredito da un ladro nella sua tabaccheria, aveva sparato, il ladro è morto e lui adesso deve risarcire la famiglia del ladro con 325.000 euro, 2 anni e 8 mesi di carcere, no? Cioè è paradossale questa vita. Paradossale, per non dire che siamo alla follia, cioè l'eccesso di diritto che ormai si sta compiendo, portando in questa nazione, o anche non solo l'eccesso di diritto, ma l'eccesso di, tra virgolette, buonismo in una società ideale dove tutti ci vogliamo bene, siamo tutti fratelli, può anche star bene. In una società come questa, che non è solo un problema dell'eccesso dell'immigrazione che c'è adesso, ma può essere anche problemi interni a questa nazione per i problemi di lavoro, per mille problemi che ha la gente in questo momento a poter portare a casa qualcosa da mangiare anche alla propria famiglia, e può arrivare anche a delinquere, ahimè. E allora se siamo in una società dove c'è troppo diritto, troppo buonismo e non si capisce che ci sono degli eccessi invece in corso e questi eccessi li puoi solo fermare, come giustamente diceva il signor Stacchio, con delle procedure di emergenza ed urgenza, se vogliamo dirle, non si fa nulla. Il dramma è un altro però, che noi abbiamo anche una società così contorta che è arrivata ad avere milioni, credo, di leggi ormai in questo Stato, di normative, di burocrazia, e queste normative sono scritte sì da un Parlamento, sì da una politica che è stata eletta in qualche modo dal popolo, ma dobbiamo anche ricordare che questa politica è un insieme fatta da avvocati, noi siamo la nazione che ha più avvocati al mondo e quindi gli va bene magari a qualcuno a far sì che ci sia sempre, scusa avvocato Serena, ammettendo dove ci sono magistrati che possono andare a fare magistratura quando è il loro lavoro ordinario, ma anche andare in Parlamento a ritoccare le leggi come magari riescono a farlo, e quindi può e succede troppe volte ormai che una legge magari parte col buon intento che diceva anche il signor Stacchio, e poi si va a finire invece in qualcosa, in un azzeccagarbugli, in spostamenti di virgole, di parole, non servono tante cose per mettere poi un sistema che rimane alla mercé di tutti.
merce di tutti, inteso interpretabile nei più disparati modi. Ecco, vale, che allora di fronte a questo. Interromperla perché sennò ci ricade il satellite. Dobbiamo collegarci con Filippo Fois a Ponte di Nanto. A te la linea, Filippo, poi le ridò la parola appena finito il collegamento. A te la linea, Filippo. Che macello. Buonasera, buonasera a tutti da Ponte di Nanto. Quello che state ascoltando è un applauso per Graziano Stacchio, da parte delle tante persone che stasera sono volute venire qui come un gesto di solidarietà, esattamente un anno fa, naturalmente, come detto, il drammatico tentativo di rapina che era stato sventato da Graziano Stacchio. Ci troviamo proprio nel suo distributore di carburante e a poche centinaia di metri la gioielleria, quella che fu la gioielleria di Roberto Zancan, che fu assaltata da un comando armato di 4 persone. Oggi è una serata di solidarietà a distanza di un anno da quei drammatici eventi, ma è anche una bella serata perché è arrivata la notizia che la Procura ha chiesto l'archiviazione della posizione di Stacchio. Noi abbiamo qui l'avvocato Francesca Pigato, assessore comunale anche ad Albettone. Lei fa parte dello studio legale che sta seguendo la vicenda di Stacchio. Che cosa significa quello che abbiamo saputo oggi? Beh, innanzitutto volevo chiarire che non c'è ancora l'ufficialità, nel senso che il procuratore Cappelleri si è espresso nel senso di riferire che questo è l'intendimento della procura, però ad oggi l'ufficialità non c'è ancora. Penso che la procura appunto abbia aderito a quelle che sono state fin da subito le nostre difese e soprattutto questa decisione sia maturata a seguito delle risultanze della perizia balistica che è stata fatta, quindi risulta inconfutabilmente che il primo colpo non è certo partito dal signor Stacchio ma è stata una legittima difesa, pertanto la nostra tesi è stata accolta, o speriamo insomma comunque venga formata. Quando avremo l'ufficialità? Questa è una bella domanda, nel senso che forse andava posta al procuratore. Comunque, a distanza di un anno, è la prima volta che la procura in un certo qual modo si espone, quindi speriamo che a breve avremo la notizia. C'era un po' di preoccupazione da parte vostra per recenti sentenze che vanno in direzione opposta rispetto a questa? In effetti penso lei si riferisca al caso di Padova, insomma recente della settimana scorsa, la condanna. È pacifico che fino a quando non c'è un provvedimento di archiviazione noi non siamo tranquilli, insomma d'altronde è comunque un giudice che deve valutare i fatti, diciamo che comunque la dinamica era anche diversa se vogliamo. Poi non ho letto le motivazioni della sentenza del giudice di Padova, quindi ci riserviamo insomma prima di censurare la cosa. Allora qui ci sono tanti cittadini, come abbiamo detto, allora ne ascoltiamo qualcuno così un po' a caso. Lei da dove viene? Da Vicenza. Ed è venuta qui per testimoniare la sua vicinanza a Graziano Stacchio. Io sono diventata amica di Stacchio e orgogliosissima di conoscere una persona fantastica che rischierebbe la propria vita per qualsiasi di noi, quindi è vicendevole. È venuta a conoscerlo dopo aver letto sui giornali della sua vicenda, dopo aver visto in televisione? Sì. Che persona ha conosciuto? Una persona fantastica, che darei anch'io la vita per lui, quindi alla fine penso che sia una cosa vicendevole con un signore del genere, un gran signore. Lei invece? Io sono di Nanto e Stacchio il mio benzinaio da 40 anni e quindi mi sembra naturale che io sia qua. Poi benvengano tutte le iniziative che possono sensibilizzare alla difesa della proprietà, insomma, perché oggi secondo me abbiamo delle leggi sbagliate che non tutelano per niente i cittadini. Qui a Ponte di Nanto c'è una percezione della sicurezza che era bassissima dopo gli ultimi avvenimenti, adesso com'è la situazione? Diciamo che nel male è successo qualcosa di positivo, perché Nanto adesso si sente un paese un po' più sicuro, soprattutto in questo anno che è passato, che abbiamo avuto insomma degli angeli custodi 24 ore su 24. Adesso forse c'è più la percezione dell'insicurezza, più che altro guardando cosa accade intorno, perché leggo tutti i giorni di furti nelle abitazioni, leggo tutti i giorni di gente che viene aggredita, che viene derubata e purtroppo non ci si sente tutelati. Qui invece, dopo di che vi restituiremo la linea ma la riprenderemo presto, lei aveva subito fondato una pagina Facebook all'indomani della tentata rapina dell'anno scorso. È ancora attiva questa pagina per Graziano Stacchio? Sì, la pagina l'abbiamo aperta il giorno dopo, qui la persona che ha parlato prima è l'altro amministratore della pagina, conta attualmente circa 15.000 iscritti da tutta Italia, ancora attiva. E ancora ad oggi arrivano testimonianze di solidarietà sia per Graziano, per Robertino e per Jenny,
di vicinanza. E non nego che la paura all'inizio era tanta, perché ci si sentiva poco protetti. Ci sentiamo ancora poco protetti dallo Stato. Abbiamo visto comunque che i cittadini e le persone comuni come noi sono vicini a queste situazioni, come è capitato a Graziano, è capitato a Mattielli, è capitato adesso al tabaccaio di Padova. Ci sono iniziative del gruppo Io sto con Stacchio. E, i cittadini fanno gruppo e si sentono un po' meno soli grazie anche a queste iniziative di solidarietà. Esatto. Allora, noi naturalmente qui l'iniziativa prosegue, però vi restituiamo la linea e ci sentiamo tra poco. Grazie Filippo, richiedicela appena vuoi per dar voce a tutti coloro che sono andati al distributore di Ponte di Nanto per esprimere solidarietà nuovamente con Graziano Stacchio. Giovanni Tonella, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso. Certo, qualcuno ha citato Hermes Mattielli e sono vicende che lasciano, che poi danno la stura alla rabbia, perché se la gente, i cittadini sanno che i beni di Mattielli, che aveva sparato a sua volta a dei ladri, che era stato condannato a risarcirli, che poi è morto di crepacuore qualche mese fa ad Arsiero, e si sa che i suoi pochi beni andranno a colmare la mancanza di fondi per il risarcimento, certo la gente perde le staffe, no? Non ci si può difendere, in più si viene anche condannati o sanzionati. Come la pensa? Perché c'è, i cittadini dicono c'è qualcosa che non quadra. Ma allora, io la penso in termini generali così: quando cresce il sentimento di insicurezza, e ci sono anche casi come l'ultimo che ha citato, indubbiamente, come dire, cresce anche quasi in proporzione una sorta di, da un lato, critica uno Stato italiano che storicamente manifesta una inefficienza in molti casi, e dall'altro anche però la richiesta paradossalmente di meno Stato, nel senso di avere la possibilità di in qualche maniera gestire la propria autodifesa. La strada sarebbe quella di rafforzare gli strumenti di sicurezza, di rafforzare quindi la capacità delle forze dell'ordine in tutte le loro, diciamo così, articolazioni, organizzazioni, eccetera, eccetera, di garantire sicurezza. Credo che questa sia la strada maestra. Io rilevo questo: storicamente, negli ultimi anni, se noi guardiamo la legge che, diciamo, un po' regolamenta questi casi, c'è stato piano piano un recepimento tendenzialmente a favore, diciamo così, del soggetto aggredito. Probabilmente, come è giusto che sia, se diciamo il sentimento sociale ritiene o riterrà e sarà capace di mettere in agenda anche un'ulteriore modifica che ulteriormente sposti, diciamo così, l'equilibrio a favore, come è giusto, dell'aggredito, penso che questo possa essere concretamente, non so ovviamente nei tempi tecnici, però potrebbe essere un'ulteriore risposta, perché ricordo che da Castelli poi successivamente ci sono stati degli aggiornamenti della legge che sono andati verso una direzione in cui sostanzialmente hanno tutelato di più la legittima difesa. Questo penso che ci possa stare. Come io, dopo, sui casi singoli, onestamente, da un lato rilevo due cose, e cioè, da un lato, non è il mestiere del politico, o comunque di chi si occupa, diciamo così, o cerca di occuparsi del bene pubblico, entrare nel giudizio del singolo caso. Perché? Perché c'è tutto un procedimento, una procedura, c'è chi ha la responsabilità e le competenze per intervenire. E quindi i giudici, gli avvocati, eccetera, eccetera. Il politico può semmai recepire la domanda sociale
che richiede una norma, diciamo, più stringente. Però io non conosco il caso X, il caso Y, il caso Z, quindi grave. Non posso, no, no, voglio dire, non che non molto conosco. Grave, perché lei non mi conosceva neanche, no. Sì. Mi ha chiesto chi ero, no, lei certo. È portavoce di un gruppo, no, politico. Certo, io. Che è il governo? Che governa? Io sono di Treviso, ho conosciuto di distante la cosa, avevo chiesto... Grave, perché è una cosa molto... Sì, ho capito, grave, ma voglio dire, lei dica. Io non conosco... Guarda, non... che c'è un giudice minacciato di morte, un difensore minacciato di morte, mettiamo l'equilibrio. Allora, il punto è questo, io come ho detto al signor Stacchio, sono molto contento dell'archiviazione, ma il mio ragionamento non era sul caso Stacchio o sul caso Zancan, il mio ragionamento era sui singoli casi che... uno ad uno io non posso conoscere. Perché? Perché non riesco a capire per quale motivo il giudice ha chiesto l'archiviazione per il signor Stacchio e invece ha scelto, diciamo così, o c'è stato un altro tipo di decisione per altri casi. Ogni caso ha una dinamica diversa e quindi lì... No, no, io l'ho interrotta, scusa. No, io l'ho interrotta. Tonella, no, voglio argomentare. Però, voglio sì, però siamo in tanti, dobbiamo... voglio argomentare, io non l'ho interrotta, quindi voglio argomentare. Allora, non conosco i singoli casi, per cui, e non credo che un politico possa entrare nei singoli casi per capire e censurare o meno una valutazione che è del giudice, eccetera, eccetera. Ripeto, il politico può agire da un lato... sul rafforzamento della sicurezza e dall'altro su rendere le norme più stringenti. Sulle questioni singole dei singoli procedimenti io non posso, come dire, esprimermi. Devo però dire un'altra cosa, che generalmente la tendenza invece è quella magari anche di parlare, di fare promesse, ma poi dopo non entrare nei, come dire, nei tecnicismi, che purtroppo su queste questioni hanno una loro rilevanza, per cui il mutamento che fece Castelli all'epoca e poi successivamente ci furono altri, diciamo, ammodernamenti della legge, ovviamente si basano su, come dire, elementi di natura tecnica per descrivere meglio la fattispecie. E lì bisognerebbe, visto che qua c'è anche un avvocato, bisognerebbe entrare, come dire, nel dettaglio per capire come spostare l'equilibrio a favore. Allora, Marco Serena, avvocato per l'appunto, volevo dire... della giacca di sindaco un attimo. Giovanni, il problema è la causa-effetto. Cioè, non è armando le persone che non si vedono più episodi come quello che abbiamo visto. Il problema è far capire che quando si viene presi, la pena si sconta. E si sconta in maniera rigida, non in strutture... dove il detenuto non sconta una pena che sente su di sé come un peso. È questa l'unica cosa. Ma finché... Scusami, ma perché era in contraddizione il mio ragionamento rispetto al tuo? Scusa, fammi perché capire. Non è sull'onda del sentimento popolare che si deve fare la legge. Se domani mattina, se domani mattina il governo dice che per una rapina a mano armata, scusa Giovanni, non ti ho interrotto e ti ho ascoltato fino in fondo, sì. Per una rapina a mano armata c'è l'ergastolo, non dà risposta. La risposta è: sono 10 anni, te ne fai 10. Usi l'arma per fare una rapina, ce ne sono 5 in più, te ne fai 15. E li fai. Poi, che la pena deve avere una funzione rieducativa, siamo tutti qua d'accordo, lo dico io per primo, e ho anche i carcerati che lavorano in comune, li faccio lavorare, li faccio restituire tempo, denaro che lo Stato impiega per tenere in strutture, lavorando a favore della collettività. Ma questa è la risposta, non è dire che l'arma in tasca risolve il problema, né dire che 5 anni di più scritti nero su bianco su una norma che poi viene applicata diversamente dà la risposta. Ma d'altra parte, scusami, tanto per accedere un attimo la miccia, non ho detto è di questo. Oggi la notizia della terrorista che va a tenere la lezione ai magistrati, insomma, Adriana Faranda. Diamo una misura alle cose in questo paese. Adriana Faranda. Diamo una misura, perché altrimenti è come andare a insegnare, è come portare un ladro in un asilo a spiegare ai bambini come ci si comporta da adulti. Insomma, ieri sera, appena uscita la notizia, l'unico che pare d'accordo è Giampiero Mughini, ma lui è abbastanza controcorrente. La figlia del giudice Alessandro Galli, ucciso da prima linea,
ha detto: ragazzi, siete fuori dal mondo, lei magistrato non voleva. Ma allora la faranda, direttore, velocissimamente, la faranda si è anche dissociata dalla lotta armata. Vabbè, ma non può andare a insegnare ai magistrati. Ma lo ripeto, è come portare un ladro a insegnare ai bambini come si comporta da adulti. Allora Zancan, torniamo su questo anno dopo, no? E comunque alle cose che abbiamo detto finora. Sentiamo di nuovo lei e Stacchio, perché stasera siete voi i protagonisti di questa puntata. Cosa vuole il direttore? Un anno dopo, noi viviamo sempre, almeno io vivo sempre su chi va là, perché come le ripeto, io non vedo cambiamenti significativi sul tema della sicurezza. È inutile che dopo si mettano qua a litigarsi tra di loro: ma tu non hai fatto, dovevi fare che questo e che quello, perché basterebbe. Io non sono un legislatore, no, di politica non mi sono mai interessato, però cerco sempre di usare un po' di buonsenso, no? Che è quello che si usa da buon padre di famiglia, da imprenditore. Se si sedessero tutti quanti, è un consiglio che gli do, se si sedessero tutti quanti, qualsiasi, cioè io non sto a guardare di che fazione politica sono, di che colore sono, attorno a un tavolo, no? Semplicemente, e decidessero cosa bisogna fare per la sicurezza, che è un diritto di tutti noi. Certo. È un diritto che è negato, e decidessero tutti insieme, senza litigarsi, cosa fare per sistemare questo problema, e subito dopo cosa fare per sistemare questa benedetta legittima difesa che, come la definisce Stacchio, è un casino. È così incasinata che chiunque prende in mano una situazione, il signore diceva prima, perché bisogna vedere caso per caso. Certo. Fino a un certo punto bisogna vedere caso per caso. No, stiamo scherzando, non stiamo scherzando niente qua. Non stiamo scherzando niente. Caso per caso. Funziona caso per caso, perché la norma definisce una fattispecie e una sanzione rispetto alla fattispecie. Secondo lei quindi, è giusto che questo tabaccaio caso sia punito? Senta, cosa succede secondo lei? No, io lo sto facendo una domanda. Ma perché non sa rispondere? Perché non si prende le responsabilità? Lei non si prende le responsabilità. Io non le devo prendere. E che me le deve prendere io? Il giudice deve giudicare il caso, nemmeno lei. E cosa fa il giudice? È il giudice che condanna, senta cosa fa il giudice? Il giudice condanna i cittadini onesti. Ma questo lo dice lei. No, glielo dico io, e ho tantissime prove, e premia i delinquenti. Lei lo sa questo che lei lo sa il messaggio che sta mandando lo Stato italiano adesso in giro per il mondo? Lei. Prendo atto. Sta mandando il messaggio che dice: signori, venite pure a delinquere qua in Italia, che tanto che se viva male avete una sicurezza. Mi faccia finire, io l'ho lasciata parlare. Il messaggio che state mandando, cari signori, è quello: venite in Italia a fare il cavolo che volete, esatto. Che mai che vada. Quello che dice lei. Signora, è il messaggio che lancia lei. Vai avanti. Ma perché? Che mai che vada, una assicurazione sulla vita l'avete? Da nessuno. Scusi, Tonella, lo lascio. Ma scusi, io intanto non ho trattato male nessuno. Se lei è agitato di suo, non è un problema suo. No, è lei che è molto agitato. Io sono agitato. È lei che è molto agitato. Scusa un attimo. Io vorrei finire il mio discorso, se possibile, visto che non ho interrotto lei. Vada avanti, Zancan. Un sillogismo. Scusi, cioè, Tonella, se lo interrompe non riusciamo ad andare avanti. È maleducato, per favore. Vado avanti. Stavo dicendo che il messaggio che stanno mandando è questo: venite pure in Italia a delinquere, che mal che vada, un'assicurazione sulle vite l'avete, perché se vi ammazzano i vostri familiari qualcosa prendono. Ma se vi va meno peggio, restate offesi o qualcosa di simile. Quel povero disgraziato che ha procurato il problema, che sei tu che l'hai procurato a me, io mi sono difeso, però diventa un mio problema, devo mantenerti a vita. È normale una cosa del genere? Cioè, io chiedo a tutti voi, è normale una cosa molto del chiaro, genere? È molto chiaro, sentiamo Elisa Venturini, sindaco di Casalserone. Se potessi farlo io, lo farei io, fatelo, non siete voi io il governo. Parlamento. Scusate, sindaco, poi ritorniamo alla lei, perché si incazza con me? Se lei non è il Parlamento, perché si incazza con me? Ha ragione lei, se la tenga la sua ragione, comunque la situazione è la stessa cosa. Scusate, non bel cazzo, diciamo la stessa cosa, scusi Scusi, allora non capisce Zaccardo, abbiate pazienza, Venturini. Sì. Non capisce l'italiano. Io parto dalla constatazione Ti ho capito a te. Io parto dalla constatazione che fa il signor Stacchio. Ma forse non si scusi in Italia, per forza.
Aspetta. Io parto dalla constatazione che fa il signor Stacchio, che dice a un anno di distanza in realtà nulla è cambiato. E questo dimostra come sia difficile intervenire sull'istituto della legittima difesa. E mi spiego meglio. Sono tanti gli elementi e i soggetti che intervengono, perché da una parte abbiamo il legislatore e quindi la parte politica accompagnata dai tecnici che fa le leggi. Poi abbiamo la magistratura che provvede all'applicazione della norma e la interpreta, perché è vero che ci sono delle disposizioni, ma poi se pensiamo anche al concetto stesso di legittima difesa che viene disciplinato dal codice penale, ci sono tutta una serie di concetti, ad esempio il fatto che per difendere un diritto proprio altrui ci deve essere comunque un pericolo attuale, ci deve essere un'offesa ingiusta, quindi tutti i concetti che devono essere poi esplicitati da un giudice con riferimento al caso concreto. È evidente poi che ogni tribunale può decidere anche in maniera diversa, cioè può interpretare questi elementi che sono dati dalla norma, che sono uguali per tutti, il tribunale può decidere in maniera diversa. Ecco che nascono gli orientamenti giurisprudenziali, che magari sono anche contrastanti e ci vuole magari una Cassazione che intervenga per decidere quale orientamento prevale. Quindi abbiamo un legislatore, che è la classe politica, accompagnata dai burocrati, dai tecnici, che va a fare le norme. Poi c'è chi le va a applicare, la magistratura. E poi abbiamo l'opinione pubblica che può intervenire sulle norme. In che maniera? Ed ecco perché servono le trasmissioni come questa, i momenti, i dibattiti pubblici, perché servono ad influenzare la classe politica e in qualche modo anche a dare degli input ai magistrati. Nel senso che, se voi vi ricordate, nel 2006, quando c'è stata la legge che ha introdotto la legittima difesa anche per proteggere i beni, perché non era prevista la legittima difesa nel caso in cui la persona difendeva i propri beni. Ora, con la legge appunto del 2006, è permesso questo, con determinate però elementi, fattispecie, il fatto ad esempio che ci debba essere un'aggressione, il fatto che l'arma deve essere detenuta in maniera legittima. Ecco, se ci sono dei movimenti di opinione pubblica che in qualche modo riescono a intervenire, riusciamo anche ad esprimere questo concetto, che l'eccesso di legittima difesa deve essere cambiato, non può più essere considerato come è attualmente, perché sta evolvendo la società, stanno cambiando anche le dinamiche sociali, e quindi noi ci dobbiamo in qualche modo adattare anche a questi cambiamenti di una società che diventa una società dove anche il patrimonio, il bene patrimoniale deve essere tutelato e soprattutto la persona all'interno della propria casa e della propria attività. È altrettanto vero che ci sono dei concetti però che fanno parte della nostra legislazione, della nostra cultura, che in qualche modo vanno anche approfonditi in maniera diversa, perché se noi parliamo appunto della pena che deve avere uno scopo punitivo e nello stesso tempo anche di rieducazione e di riabilitazione, dobbiamo capire che tipo di peso dobbiamo dare a questi due concetti, perché tanti istituti che sono stati introdotti nel nostro ordinamento, il fatto che il detenuto venga messo alla prova, quindi gli venga permesso di uscire dal carcere e fare tutta una serie di attività, è finalizzato al fatto di recuperarlo. Allora dobbiamo far prevalere altri concetti che sono quelli invece della punizione, quindi del valore della pena che deve avere un significato di punire chi fa un atto, non tanto quello di riabilitarlo. E anche qui quello che noi dobbiamo fare come opinione pubblica è cercare di infondere una diversa impostazione legata al modo diverso anche di concepire ad esempio le pene. Quindi è un'attività, vorrei dire, anche culturale che deve essere fatta da tutti. Grazie Sindaco Stacchio. Guardi, poi sentiamo Boraggio, Berti, l'esposizione, l'esposizione che ha fatto è perfetta. Stivalla, gli dobbiamo ridare la parola. Io aggiungo, si può mettersi nella linea europea, tutto lì, si chiede altro. Cioè si lei può dice come Europa, in Europa quello che, quello che si chiede, che quello che succede, sta succedendo qua, sì. In Europa è diversa. È diversa la situazione in Europa. Io parlo non dell'America, dell'Europa. Sì, noi sì. Dobbiamo attenersi all'Europa. Si chiede di mettersi in linea con loro e allora vedrà che noi sul podio del tripide non arriveremo mica al primo posto per la corruzione. Andremo scendendo. Ha capito? Io spero. Mi sono fatto capire bene. No, ecco. Molto, molto chiaro. Allora, grazie per gli sms. Aspettiamo soprattutto quelli sull'anno vissuto da Graziano Stacchio e da Roberto Zancan dopo quella rapina del 3 febbraio del 2015. Però potete ovviamente esprimervi su qualsiasi altro problema. Allora, Renato Boraggio, poi andiamo da Jacopo Berti, poi torniamo da Stival. Ho cercato in queste ore di approfondire da Lazzarini.
il tema, perché non è che possiamo pensare che quel magistrato di Padova sia un pazzo o che i legali, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. E giustamente ha detto bene il sindaco prima, cioè qui c'è un articolo 52 sull'eccesso colposo di legittima difesa. Qualcuno lo applica. Qui sono felice per Stacchio, perché la procura, per carità, salvo, ma mi pare che ormai la decisione sia però insomma credo che sia evidente la posizione di Stacchio in quel contesto. Sulla questione è evidente che c'è un magistrato che ha applicato nel caso specifico, ha ragione, però questo non significa che di fronte all'aumento di casi, perché era inevitabile che la situazione del nostro paese esplodesse, il problema della sicurezza è sempre di più, ma non adesso, anche nei prossimi mesi, nei prossimi 2-3 anni, aumenta la situazione di povertà, di crisi economica, inevitabilmente qui entra di tutto, entra sempre di più e aumentano i casi, è evidente che allora bisogna inevitabilmente mettere, se serve, si mette mano anche, io ho contattato qualche amico Andrea Favoretto, che ho chiesto, si mette mano anche l'articolo 52 del codice penale, se serve. Sì, sì. Come però questo ha scatenato la parte su cui ne se ne parla poco, che è l'applicazione del codice civile il 2043, perché dopo della condanna è scattato che l'aggressore, che ha un buon avvocato, ha chiesto i danni. Quello che è evidente, non è che poi il magistrato ha applicato il danno perché una mattina, non sapendo, ha applicato, so che ci sono delle tabelle a Milano ben conosciute al foro, sono tabelle fisse, ben precise, che poi vengono indicate addirittura dalle procure di Milano e dalle procure più importanti, ed è scaturita questi 325.000 euro. Quello che deve essere in mano, che l'aggressore non deve avere diritto al risarcimento, ma è evidente che bisogna mettere in mano una norma che scriva che chi ti aggredisce in questo paese non può avere diritto al risarcimento. E la classe politica, sì, hanno ragione, la classe politica a Roma deve prendersi la responsabilità di scrivere da qualche parte, siccome qui sempre di più saremo aggrediti, la mia famiglia, la tua, la sua, di chiunque, bisogna modificare quella, no dar la croce addosso al magistrato. Guardiamola, si fa una norma che modifica che l'aggressore non ha diritto a un penny di risarcimento, e se c'è scritto in maniera inequivocabile non c'è interpretazione, e qua vediamo quanto, cosa e come, perché altrimenti ha ragione Zacca, l'amico Zacca, diventa Zacca. Uno sport, qui qualcuno farà la sicurezza, cioè, sa che sei un buon avvocato e con una condanna per eccesso colposo di legittima difesa scatta, un buon avvocato ti chiede subito il risarcimento che ha del danno. E qua con uno che è un buon avvocato si porta a casa anche il premio. Quello che è incredibile che tu hai detto sulla vicenda del terrorismo, vorrei sapere quante delle famiglie che hanno avuto una vittima per terrorismo hanno portato a casa in questo paese 700 milioni di vecchie lire, perché eravamo ancora in lire. Questa è la vergogna di questo paese, perché qui adesso chiediamo giustamente l'applicazione del codice civile 2043 con risarcimento del danno, ma le famiglie che hanno avuto una vita per terrorismo, un poliziotto, hanno avuto 700 milioni di vecchie lire risarcite? Chiedo. Scusi Zanca, dobbiamo collegarci, poi le ridò la parola. Ci colleghiamo di nuovo con Filippo Fois a Ponte di Nanto. A te la linea, Filippo, se mi senti. Sì, vi sentiamo forte e chiaro. Dunque noi non siamo più al distributore di carburante, ci siamo spostati, che la manifestazione si è spostata. Non ha dovuto percorrere granché, poche centinaia di metri, perché adesso ci troviamo di fronte alla gioielleria di Roberto Zancan, anzi a quella che fu la gioielleria di Roberto Zancan. Forse è coperto dai manifestanti, però c'è un cartello con la scritta affittasi, perché purtroppo dopo quello che è accaduto un anno fa la gioielleria ha dovuto chiudere. Io vorrei sentire altre testimonianze anche da parte delle persone che stanno intervenendo. Qual è, da dove viene? Io sono qua da Nanto, abito a 200 metri da qui. E da qui si è dovuto chiudere, diciamo che la sicurezza rimane un problema molto sentito da parte vostra. Sicuramente sì, cioè lo Stato è inerte davanti a furti continui, a persone che vengono qui, vanno in casa di anziani a portare via i loro beni, le loro cose che hanno da una vita. Mi sembra una cosa veramente assurda che uno Stato non faccia nulla per queste cose. Diventa un problema anche per chi vuole fare impresa qui, perché se non ci si sente sicuri, chiaramente questi poi sono i risultati. Eh sì, diciamo che ci sentiamo tutti coinvolti in questa vicenda, insomma, ecco.
Naturalmente c'è stato un dibattito anche su quella che è la legittima difesa. Molti sostengono che da parte della classe politica si siano dette tante cose, poi alla fine alla prova dei fatti non si sia ancora fatto nulla in Parlamento. Eh sì, difatti dovrebbero darsi una mossa questi politici per togliere l'eccesso di legittima difesa e fare solo legittima difesa. Certo. Allora, sentiamo anche altre persone. Io chiedo a lei, per esempio, da dove viene? Da Castagnero, qui in un paese vicino qui. E lì come state, come qui a Nanto? Siete preoccupati? Eh beh, certo, siamo un paese limitrofo, di conseguenza quello che è successo qui a Nanto è la stessa cosa che può succedere a Castagnero. Lei ha conosciuto anche Roberto Zancan e Graziano Stacchio? Graziano sicuramente sì, perché è il mio benzinaio da una vita, è una persona che è eccezionale e quindi che dire, so che lui l'ha fatto veramente per difendere una persona, non per far del male a degli altri. Certamente, va benissimo. Noi per ora vi restituiamo la linea, naturalmente ve la richiederemo tra poco per un'altra tappa di questa manifestazione. Grazie, grazie Filippo, grazie, ci sentiamo dopo. Roberto Zancan, che effetto le fa vedere appunto l'esterno di quella che era stata la sua giornata? Adesso cos'è stato? È stato, lei ha ceduto il negozio? Com'è? Ah no, il negozio, lo stabile, eravamo in affitto, adesso è ritornato in possesso del suo proprietario e non so, ne farà l'uso che... È stato già affittato, che lei, no, no. Che lei sappia o no? No. Anche perché insomma fa un certo... fa una certa paura affittare un locale in cui abbiamo visto la scena. Magari Fabrizio Bazzoni, se puoi rimandarci le immagini di quelle ore del 3 febbraio alle 18.30, è successo quello che abbiamo visto all'inizio nella sigla di apertura, cioè questi uomini mascherati, anzi una delle maschere era anche così terrificante, ma insomma, e dentro al negozio c'erano, ma io ho visto nelle immagini, sì, quelle stesse immagini, c'erano due, oltre alla commessa c'era anche qualcun altro o era solo? Un delinquente era riuscito a entrare per primo. Ah ecco, quindi la persona che si vede dentro era uno di loro. È il rapinatore che si è finto cliente. Bravissimo. No? Che bravissimo. A cui hanno aperto perché sembrava una persona così, non pericolosa per come si era presentata. Senta Zancan, anno dopo la sua attività, cioè lei ha continuato l'attività così cercando di dimenticare quella brutta pagina della sua vita? Sì, ringraziando Dio, noi abbiamo una fabbrica con 60 dipendenti. Avevamo aperto questo showroom per dare la possibilità alla gente di comprarsi direttamente da noi gli oggetti che produciamo. Serviva anche per i nostri clienti che venivano dall'estero per far vedere come poteva essere una sistemazione di un punto vendita, visto che ne abbiamo anche in giro per il mondo insieme aperti con i nostri partner. Però non c'è stato modo di poter continuarlo, di poter continuare a tenerlo aperto. Come diceva lei, nessuno si sentiva più la forza di gestire un punto vendita, la responsabile ha detto mi licenzi pure, però io dentro non ci torno più, e penso che sia capibile. Dopo, il peggio che ci è successo è stato dopo 8 giorni, che la compagnia assicurativa, invece di ringraziare me e Stacchio che abbiamo rischiato la vita, abbiamo sventato una rapina che poteva... Ricordo che la prima rapina hanno asportato 1.180.000 e qui poteva succedere la stessa identica cosa. Invece di ringraziarci ci hanno detto, mi hanno tolto la copertura assicurativa perché mi hanno detto che sono una persona troppo a rischio. Dunque cosa devo fare? Cioè chi è che cioè non lo so, cioè io sono sgomentato perché forse il signore che mi ha aggredito prima non sa tutta la mia storia, perché dovrei ricordargli che tutto è iniziato 10 anni fa, quando noi siamo stati, sempre per fare il mio onesto lavoro, sono stato sequestrato dentro casa una notte, io e la mia famiglia. Mia figlia aveva 4 anni, il ragazzo aveva 10 anni. E non lo auguro un cane. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli. Iago Berti, però certo... Mettiamoci nei panni di chi si trova davanti, magari in casa sua, un figuro di quel genere, no? Mascherato, armato, e che avesse, l'aggredito avesse per le mani una pistola magari posseduta regolarmente, no? con un porto d'armi. Beh, è difficile immaginare quale possa essere la reazione, no? Nel senso che uno in genere di fronte a un pericolo molto evidente
Ma senza ombra di dubbio, sì, questa sì, è legittima difesa, perché di fronte al caso poi specifico, quello dove io personalmente proprio il giorno dopo in cui accadde il problema, ma senza telecamere, senza niente, solamente per capire cosa era successo e andai a Miracai per parlare, parlammo, e fu un'esperienza anche molto forte, perché vedere lì, guardare le persone, c'era anche la ragazza e parlammo anche con lei. Cioè, stiamo trovando di fronte a una situazione dove stiamo completamente perdendo il contatto con il mondo reale. E allora, entrando prima proprio qua in studio, stavamo scambiando due parole e quasi io stavo facendo i complimenti per la sentenza di oggi e per l'archiviazione, o quantomeno insomma la presunta archiviazione, speriamo che arrivi. Ma ci rendiamo conto? Festeggiamo la normalità. Cioè, noi stiamo praticamente gioendo di una cosa normale. E allora, nel momento in cui andiamo a gioire e a celebrare la normalità, vuol dire che siamo al trionfo dell'ingiustizia. Allora, questo è il punto. Dobbiamo prima di tutto riportare la normalità all'interno di questo paese. E come lo si fa? È giustissimo, è stato fatto l'appunto prima relativo appunto al sequestro dei beni quando una persona veniva sequestrata. È stata una piccola norma che ha, non dico bloccato immediatamente, però contrastato in maniera fortissima un problema dilagante che era quello dei sequestri. La certezza della pena, chi mi ha preceduto l'ha detto benissimo, ma la vera legittima difesa di un popolo e di una società civile è certezza della pena e poi ovviamente delle forze dell'ordine che abbiano delle dotazioni serie, perché se noi vediamo il caso dell'Audi gialla di questi giorni e poi i sindacati di polizia che dicono ma noi abbiamo le Fiat Stilo per rincorrerli, ma come anche stati ci state riducendo? Allora, le due cose sono strettamente collegate, perché abbiamo dei bravissimi poliziotti che ogni giorno rischiano la vita, ma se poi gli diamo le Fiat Stilo per rincorrere questi ladri con la RS4 e poi li prendono rischiando la vita, i poliziotti li prendono, li mettono in galera e dopo due giorni vengono messi fuori e poi magari condannano ancora chi ha ricevuto l'aggressione. Allora è un mondo che va al contrario. E allora in questo mondo che va al contrario, ripeto, ci vuole prima di tutto ricominciare da capo, ridare un segnale molto forte al cittadino, che è lo Stato che mette in galera e butta via la chiave di fronte a questi delinquenti e va a tutelare invece chi paga le tasse e chi per primo decide appunto di cercare nelle istituzioni il proprio rifugio. E invece oggigiorno io penso che debbano essere stati pagati decine di migliaia di euro per difendersi da queste situazioni. Allora, questo è il paradosso della società. Quindi prima di tutto bastano due righe, perché è volontà politica, per andare a risolvere questi problemi. Avete stato fatto l'esempio del BR dei sequestri, perché c'era la volontà politica, non è che di colpa questi hanno deciso, vabbè dai, da domani non sequestriamo più nessuno. Cioè, perché hanno capito che se continuavano così si facevano 180 anni di carcere, finivano al regime di carcere duro e quindi non gli conveniva più farlo e hanno smesso di delinquere. Perché non possiamo negarlo, e questi sono dati della polizia, dei sindacati di polizia, che a fronte di un 10% di persone di origine straniera che risiedono in Italia, il 57% dei reati di rapina, comunque a mano armata, sono fatti da persone stranieri, non italiani. Questo non vuol dire caccia allo straniero, non caccia allo straniero, però vuol dire che il segnale di cui stavamo parlando prima, questi sono freddi numeri alla mano, dimostrano che è più facile delinquere in Italia che delinquere nel paese d'origine. Allora, la normalizzazione europea di cui si parlava prima andrebbe sicuramente a colpire questo, perché quando sappiamo che spesso sono persone che vengono anche dall'interno della comunità europea, allora è lampante. Ci troviamo di fronte a un caso talmente lampanti che accolgo di buon grado quanto detto prima da Stacchio, dicendo basterebbe utilizzare la stessa norma in tutta la comunità europea e già questi casi andrebbero di sicuro a ridursi, o speriamo anche a sparire. Allora, prima di tornare da Daniele Stival, poi da Nazarini, da Serena, vediamo cosa ha detto il governatore Zaia subito dopo la notizia dell'archiviazione chiesta dalla Procura di Vicenza. Vediamo. Legittima difesa, una giustizia che con la giustizia ha ben poco a che vedere, forza dell'ordine con le mani legate, malviventi che vengono arrestati e rimessi in libertà, uno spaccato del nostro paese. E poi c'è chi, come il tabaccaio padovano, viene condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e a un risarcimento di oltre 300.000 euro per avere sparato e ucciso un ladro pizzicato a rubare nel suo negozio, o come Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, che giusto un anno fa fece fuoco e uccise uno dei banditi dopo aver schivato le raffiche di mitra del comando
Fernando che stava assaltando la gioielleria di Roberto Zancan. Una situazione che sta diventando paradossale, la gente è sempre più spaventata, come denuncia il presidente del Veneto Luca Zaia. L'obiettivo non è quello di far vivere i cittadini con la pistola sul comodino di casa, la verità è un'altra, certezza della pena, inasprimento delle pene e carta bianca alle forze dell'ordine, questo è quello che dobbiamo fare. Alcuni delinquenti vengono da paesi nei quali lì la certezza della pena c'è, poi arrivano qua da noi e sanno benissimo che per andare in galera bisogna mettersi d'impegno. Servizio di Vanessa Banzato, non sono diminuiti i reati, a che andare a denunciarli è inutile, si perde solo tempo e si corrono rischi di ritorsioni. Daniele Stivali. Le ridò la parola. Bisogna cambiare la norma. Il ragionamento che è un po' di tutti, insomma, mi sembra che siamo tutti d'accordo. E allora, come diceva Stacchio, basta metterci 3 minuti. Quando sono d'accordo che sia in Consiglio regionale o credo anche in Parlamento, ci mettono 3 minuti. Quando devono aumentarsi gli stipendi, quando devono fare anche qualcosa di buono per i cittadini, ci mettono 3 secondi, no 3 minuti. Canone RAI, perché, prima cosa, sta venendo fuori questa storia ormai che cominciano a dare risarcimenti a chi delinque? 3 minuti, mettila a posto, chi delinque non deve riceverli. Cioè, mi sembrano cose così semplici e quindi che sia io portavoce di... dei 3 parlamentari che ci sono a Roma o chi ha peso molto maggiore come i 5 Stelle o il rappresentante del PD che dice io non sono parlamentare, ma tu rappresenti una forza politica che puoi tirargli la giacca, i capelli o quel che vuoi, insomma al tuo partito affinché ci metta i 3 minuti di buon governo o di ascoltare il cittadino. Perché se noi diciamo che la proprietà privata è intoccabile, a casa mia tu non entri, punto, se non sei invitato. Questo deve valere anche per la cosa pubblica, perché poi ci sono quelli che vanno a distruggere anche la cosa pubblica, che quindi che sia il bene privato, che sia il bene pubblico, quelli sono beni intoccabili per tutti noi. Certezza della pena, insomma, lo diciamo tutti, ma la certezza della pena, insomma, mi sembra poi che qua diciamo che ci vuole la certezza della pena e poi indulti, indultini, le sante madonne, bisogna comunque, gli 8 anni diventa 3, diventa 0, cioè galera se ne fa ben poca, se non ahimè poverini, i rubagalline li chiamo poverini, perché poi i veri delinquenti hanno fior di avvocati che gli permette anche di essere pagati, ricevere il danno anziché subire il danno. Per cui ci vorrebbe quella buona volontà che diceva Stacchio, che non serve inventare nulla, basta copiare ciò che già c'è di buono, ma ci si mette anche nulla. Allora bisogna anche non solo dirlo, bisogna anche farlo. E allora se la trasmissione te lo dice 1, 2, 10, 100 volte in un anno che subiscono 10 anni addirittura il signore, insomma, sono cose che evidentemente... non fa girare le scatole ai cittadini, poi è ovvio che ci si stufa della politica e di tutto quello che ci sta dietro. E ora, come si dice, di fare, di dare una risposta precisa e concreta. Abbiamo visto anche in questi giorni i tempi per l'omicidio stradale, sembravano, dopo anni di discussioni, di interventi, l'associazione dei familiari delle vittime della strada e degli incidenti stradali conduce una battaglia, certo, epica, sono 10 passa anni che sono arrivati in dirittura d'arrivo, emendamento e di nuovo alle calende. Si riparte da zero. Filippo Lazzarini, poi torniamo da Stacchio e da Zancan, sentiamo Serena, torniamo insomma da tutti i nostri ospiti. Tonella. Sì, io ho avuto un attimo... Nel giro degli interventi ho avuto un attimo per pensare a cosa dire. E stasera, prima di entrare, come diceva prima Berti, prima di entrare in studio ho incrociato appunto Stacchio e Zancan, ho avuto veramente piacere, molto piacere di rivederli. Gli ho fatto i complimenti, ma non per quello che hanno fatto, perché insomma quello che ha fatto comunque Stacchio è un gesto comunque eroico importante. Complimenti per aver tenuto duro proprio un anno. Tenuto duro adesso, fino a quando non c'era il provvedimento di archiviazione, è importante che tutte le persone che sono vicine a Stacchio e a Zancan rimangano ancora vicine e lottino fino a quando non avverrà questo. Poi entro in studio e sento il consigliere comunale Tonella che dice una cosa. Io dico invece che il politico ha il dovere di mettere il naso caso per caso, perché dobbiamo sfruttare questo mezzo potente che è la televisione per entrare nella casa dei cittadini
E vi faccio vedere un cartello, spero si veda bene. Io sono consigliere comunale e capogruppo nel comune di Arzergrande, a pochissimi chilometri dal comune di Correzzola. Questo qui è un cartello che ho intercettato oggi a pranzo, nella pausa pranzo, in Facebook, dove dice il conto corrente postale, quindi il numero... Pardon, scusatemi, ok, mi agito, del comune di Correzzola. Comune di Correzzola dove Franco Birolo esercitava insomma, la sua attività di tabaccaio per difendere la propria proprietà, per difendersi, ha appunto ucciso una persona. Ecco che con questo gesto noi politici abbiamo il dovere di metterci il naso e quindi è di far vedere alle persone che ci seguono a casa che si può fare e quindi, come ho fatto io, rinuncio a una pizza, ho bisogno anche ogni tanto di rinunciare a un pasto in più, ma al di là di questo rinuncio a una pizza e faccio un gesto per un mio concittadino, perché oggi è successo, ieri è successo a Stacchio, domani è successa a una persona, pardon, oggi è successa a un'altra persona e domani potrebbe succedere a me. Quindi io in questi casi condanno questi gesti, perché ci vuole la certezza della pena, è vero, e bisogna legittimare di più le forze dell'ordine per intervenire in certi casi. Giovanni Antonello. Ma io, come dire, non posso che ribadire quello che ho già detto, e cioè in questi casi ci sono due strade. Da un lato rafforzare la capacità di intervento della forza dell'ordine per garantire maggiore sicurezza e dall'altro mutare in una direzione più in sintonia con la domanda sociale di sicurezza il quadro normativo. Vuol dire spostare un po' di più sul lato della legittima difesa, vuol dire sì, qualcuno mi dice no, non è questo il vero problema, bisogna garantire la certezza della pena, ma chi dice questo sa che alcuni reati, siccome hanno delle pene di un tot di anni, proprio per questo matematicamente permettono il fatto che la gente non va in galera. E allora come si fa? Bisogna cambiare la norma, perché così l'interpretazione della norma porta il delinquente a entrare in galera. Quindi voglio dire, adesso qua, adesso lascia stare, perché capisco che c'è la politica, bisogna entrare nei casi singoli. Anche prima si dice, io quando dico che, il mio dovere non è entrare nei casi singoli, dico una cosa evidente: la legge, la norma, ha determinate caratteristiche che devono, come dire, poi essere applicate caso per caso, situazione per situazione, per come gli avvenimenti avvengono. E non è il politico che va a valutare come è avvenuto quell'avvenimento. Il politico può costruire una norma di un certo tipo. Poi è la valutazione, non ci siamo, mi dispiace Zancan, però è proprio così. La valutazione la fa il giudice, non lo posso fare io. Io posso dire, mi dispiace perché questa cosa qua, posso dire... Si può cambiare la norma affinché l'interpretazione e la valutazione sia diversa, ma la valutazione del caso la farà il giudice. Io penso che la proposta che è emersa sulla questione dell'aspetto civile, per esempio, possa essere un percorso interessante. Ovviamente anche lì bisogna un po' capire la situazione, perché bisogna definire bene il tipo di aggressione, eccetera, eccetera, perché non è semplice. Poi è vero, vai, a vedere però nel caso come non ci può essere un principio? Ma sono vero, ma sono delle persone che hanno lavoro, chi roba? Uno roba e basta! Ma non è roba. Ma stai zitto. Abbandono di persone minori o incapaci. Abuso dei mezzi di correzione e disciplina, abuso d'ufficio, vado a caso, appropriazione indebita, atti persecutori tipo lo stalking, primo comma 621, corruzione di minorenne, corruzione, danneggiamento, sto andando a caso, diffamazione facile, evasione. Sono tutti reati che sono stati aboliti a dicembre del 2014. Ottimo. Ma di cosa stiamo aboliti? Di cosa stiamo parlando? Adesso in commissione ce n'è un altro giro, altra abolizione di un'altra riga di reati, e non stiamo parlando della offesetta che ci si fa per strada,
non stiamo parlando del furto d'uso. Questi reati sono stati tutti aboliti e non c'è più sanzione penale, perché il giudice può valutare la particolare tenuità del fatto. È tutto rimesso al singolo. Ma cosa facciamo? Cioè, io posso raccontarvi di esperienze professionali, non è bello fare in televisione, ma di fronte a fatti... E questo sarebbe un'obiezione a quello, Giovanni, che ho detto io? No, sì, perché il problema è la certezza della pena, non è il momento, è l'intervento del momento. È che quando uno viene qua e commette un fatto, sa che se lo pigliano va in galera e lo sconta, la sconta la galera. Punto. Vedrai che tanti che mettono sul piatto il rischio non vanno più a delinquere. Roberto Giancarpa è di nuovo. Sa di che cosa stai parlando, onestamente. Io sì. Io sto qua che ascolto. Io sì. Non so di cosa stai parlando. Giovanni, io sì. Evidentemente no. Fai il giochino delle tre carte. Scusate, Roberto Giancarpa. Fai il giochino delle tre carte. E penso, no? Nel pensare mi viene da dire, ma da ignoranti in materia, no? Ma dove sta il tornaconto? No, perché, cioè, perché qualcuno me lo deve spiegare, no? Dove sta il tornaconto su dibattiti e questioni da affrontare del genere, che per me sono importantissime? Dove sta il tornaconto che questa legittima difesa non possa essere sistemata, che ci vorrebbero 3 minuti sistemarla, 3 minuti. La norma è perfetta, è l'interpretazione. Bravissimo. Dove sta il tornaconto che questa sicurezza non c'è, non è palpabile? Cioè, in Italia è inutile che stiamo qua a raccontarsi balle, non c'è la sicurezza in Italia, perché finché i delinquenti sono protetti, sono liberi per le strade, non ci sono pene certe, i poliziotti non sono, dico, legittimati a fare il proprio lavoro, non sono legittimati e tutelati a fare il proprio lavoro, non è che sono senza mezzi, perché io purtroppo da 10 anni sono diventati amici miei e me lo dicono in confidenza: noi non abbiamo bisogno dei missili, abbiamo bisogno che ci tutelino e che ci proteggano a fare il nostro lavoro, perché noi vogliamo fare il nostro lavoro per voi, noi vogliamo proteggere, io voglio che siano le forze dell'ordine che mi proteggano. Io perché devo andare la domenica mattina al poligono a allenarmi e fare i corsi di difesa personale? Perché devo farlo? Io vorrei andare a messa domenica mattina, vorrei andare a fare una corsa su per i monti a domenica mattina, non da fare sta roba qua. Perché mi devo tenere le armi dentro casa, che ho ancora i miei figli piccoli? Perché mi devo tenere le armi dentro casa? Io ho paura delle armi, perché le armi non è semplice gestirla. Un'arma non è semplice gestirla, ma siete... Mi scusi, siete. Siete voi che governate, che ci mettete in queste condizioni. Perché no, ma cosa? Sì, scusi, ragioni un attimo, senza che ci arrabbiamo, ragioni un attimo. Se voi fate le leggi che il magistrato, il giudice possa applicarle in maniera corretta, dove sta il problema? Dove cavolo sta il problema? Tu entri. La legge di Castelli. Scusi, vabbè, la legge, no, non so di chi che sia Castelli, le cose, non me ne frega niente. Io guardo i fatti, guardo che in 10 anni io ho sempre subito. Allora dico: se la legge deve essere uguale per tutti, se il delinquente deve essere risarcito, ma allora anch'io chiedo i danni. Anch'io adesso vado a chiedere i danni, visto che so chi sono i fautori della prima rapina e che ci ho rimesso mezzo milione di euro, perché da quello che mi ha pagato una assicurazione. Auguri. Ma io che senso? Sì, auguri. Che senso? Spieghi. Perché il giorno dopo non la troverò più, vi assicuro, la domanda diventa improcedibile. Il giorno dopo lei sparisce l'assicurazione. Cioè, ecco, perdono la domanda? Cioè, no, perdiamo il soggetto fisico che ha fatto la domanda. Addirittura, insomma. Non per colpa dei magistrati, ma di quei delinquenti che hanno cercato di entrare dentro la sua attività. Questa gente che non ha niente da perdere. Sai che in 2 anni io, per colpa di questi delinquenti qua per strada, che è colpa dello Stato che li ha, perché dei pluripregiudicati, sì, di fuori, e l'ex mala del Brenta, perché quelli sono quelli che sono venuti dentro casa mia, i chirichetti quelli per sbaglio, quella gente lì, dunque sapete che hanno un po' di pelo sul stomaco, mi hanno creato un danno di 1.100.000, dove io ho già pagato le tasse, capite? Io non posso chiedere i danni, io sono onesto, ho sempre pagato le tasse e non posso, ho creato ricchezza, ho creato posti di lavoro e non posso chiedere i danni. No, cioè, qualcuno ha bisogno che mi spiega questa roba qua, perché sinceramente allora, Elisa Venturini. Non lo so, c'è che qualcuno mi dica qualcosa, perché veramente io sto uscendo pazzo da questa situazione. Torniamo da Graziano Stacchi. Un recupero fiscale. Prego. Poi non vi nascondo che, vuoi perché sono anche una donna, l'aspetto forse anche che mi fa molto riflettere
e dalla dimensione umana il dolore e la sofferenza che può provare il signor Stacchio, perché ci vorrebbe meno legittima difesa, nel senso che non ci dovremmo mai trovare nel caso in cui devi sparare ad un'altra persona, perché dopo che tu hai sparato ad un'altra persona e magari anche questa muore, comunque tu devi andare a dormire. Allora dico, noi, lo Stato dovrebbe cercare di evitare in tutti, guarda, su questo senza ombra di dubbio, però voglio dire, poi chi commette l'atto si trova anche nella situazione, da un punto di, mi metto proprio nei panni, dico dal punto di vista umano come si può stare. Quindi io quello che mi aspetto è che uno Stato sempre di più mi tuteli in modo tale che io non debba ricorrere a legittima difesa. Questo cosa significa? Appunto la certezza della pena. E siccome questi sono magari signori che vengono dall'est europeo, 90%. Magari se facciamo dei controlli maggiori alle frontiere e magari anche se poi esiste anche l'espulsione e viene praticata anche con più frequenza, magari riusciamo a tutelare un po' di più i nostri cittadini ed evitare che debbano ricorrere alle armi per potersi difendere, perché questa è anche l'altra questione, è proprio la dimensione umana che tu ti trovi ad affrontare questi in casi. In questo contesto io vorrei dire una cosa, perché mi addolora ancora di più quello che mi è successo. Immagino, umanamente. Perché io ho da oltre 40 anni che esercito nel volontariato, per cui io sono sempre preposto per gli altri, col dono del sangue, l'uso del defibrillatore che tengo io a fare i corsi per tenerlo lì a disposizione degli altri. Ha salvato anche una ragazza che era caduta in un... Io sono decorato dal civile, si pensi un po'. Se non penso io alla gente. E questo mi addolora, perché su tutte queste tematiche che io me la sento dentro, dico, mamma mia, che classe politica abbiamo creato, che sostanzialmente il lavoro più nobile che c'è è quello di fare il politico, perché è un impegno, ma non abbiamo, forse io che ho 40 anni a contatto con la gente, e 50 anni a contatto con la gente, e che 40 anni con gli alpini, che nel volontariato che abbiamo creato grandi cose, anche a livello popolare, a livello del paese, io mi chiedo, ma sono veramente convinti di quello che fanno? Non si accorgono di cose che si circonda, dei problemi che c'è, della gente che si tiene a casa i soldi perché non hanno più fiducia delle banche, dei ladri che sanno che ci sono i soldi e poi li picchiano se non ci sono. Lo sanno che abbiamo praticamente la gente che non va più a denunciare i furti perché non ha più fiducia dello Stato. Lo sanno che la gente non va più a votare perché non ha più fiducia dello Stato. Ma si accorgono di queste cose. Io mi chiedo, ma dove vivono? Sì, perché dopo... Ma dove vivono? I delinquenti per avere i voti. Ma dove stanno questa gente? Allora, cosa facciamo noi? Io ho 6 nipoti e gli dico, fortuna che io ho uno spazio per loro, perché ho degli amici in Guinea-Bissau dove c'è un PIL che graviga il 7% ogni anno. E là praticamente quando avranno, adesso sono piccolini, ma quando avranno una certa età so che là è il loro futuro. In Africa, sì, gli africani vengono qua, ma io l'Italia li lascio? Che me ne frega a me? Cosa sto a fare io qua? Allora, vediamo un delitto che è accaduto l'altra notte, che ha a che fare in qualche modo con la legittima difesa, perché in questo caso l'assassino dice mi sono dovuto difendere, ma ovviamente gli inquirenti stanno indagando su questo. Sta di fatto che un manager della Moncler, che produce piumini, oggi era un rappresentante, non più un manager, è stato ucciso con 3 colpi di pistola alla tempia. Vediamo il servizio, ricostruiamo il fatto e poi sentiremo anche la moglie dell'assassino che dice si è dovuto difendere. Vediamo. Un selfie con i fucili e quel post sono per chi avanza soldi, rispondendo alla domanda chi devi uccidere. Una foto postata sui social prima di Capodanno sembra quasi un annuncio. Giallo risolto, Renato Rossi, 62 anni, ora in cella con l'accusa di aver ucciso Ezio Sankovic. Il motivo: doveva restituire 16.000 euro alla vittima, soldi che non aveva. Per lui c'è l'aggravante della premeditazione. La premeditazione è stata contestata dall'ufficio in relazione alle circostanze del fatto e alla disponibilità da noi ritenuta da parte dell'autore dell'arma del delitto con la quale è stato consumato e realizzato il delitto.
Ai magistrati ha fatto ritrovare l'arma del delitto, una Walther P38, la pistola della SS, nascosta vicino alla sua abitazione di Martellago. Durante l'interrogatorio ha raccontato agli investigatori che l'arma era stata portata da Sankovic e che era stato costretto a usarla per difendersi. I carabinieri non gli credono. Rossi avrebbe estratto la pistola sparando dopo che la vittima l'aveva fatto scendere dall'auto al termine di una lunga discussione. I due collaboravano da circa 5 anni. Sono passate poche ore e cercheremo di capire anche in che termine, in quale entità questo conflitto potesse essersi sviluppato. Renato Rossi è stato incastrato dalle telefonate fatte alla vittima prima dell'incontro. Appassionato di armi, era già conosciuto dalle forze dell'ordine. Ho visto che avete già tutti accertato su Facebook questo tipo di attività, quindi anche a noi risultano molte di queste sue passioni, ma ripeto, verranno inserite nel quadro della personalità. Ci sono stati dei precedenti, nel futuro già aveva delle pendenze di polizia per questioni sempre di fatturazioni. Servizio di Lorenzo Munegato, non di Tommaso Stoppa. Vediamo adesso cosa dice in questa intervista esclusiva di Vanessa Banzato la moglie dell'assassino, perché è chiaro, insomma, ha confessato, è stato lui a sparare ed esplodere questi colpi. È un'intervista in cui lei sostiene che praticamente ha dovuto reagire ad una presunta aggressione. Vediamo. Agito per legittima difesa, questo è stato dichiarato e questo è. Mi ha chiesto scusa, certo, perdonami, ho perso la testa, perdonami, mi sono difeso. O moriva lui o morivo io. Io l'ho abbracciato, gli ho dato il rosario in mano e basta. Ho detto, sai che non vedrai più il bambino. Questo è una tragedia. Perché l'uomo che amo, padre di mio figlio, ha fatto una cosa che non è da lui. Sconvolta, distrutta, Giovanna De Lilla, la compagna di Renato Rossi, il 67enne di Martellago, che ha confessato l'omicidio di Ezio Sankovic, l'agente di commercio, trovato senza vita con un colpo di pistola alla testa a Piombinodese. Rossi, la compagna e Sankovic si conoscevano da anni. Cioè, mio marito aveva una grandissima stima, enorme stima. Entrambi avevano un'enorme stima l'uno dell'altro. C'erano problemi di fatture, di soldi, di debiti, sicuramente c'erano dei soldi. Non si sono intesi bene sulla cifra del debito. Il lavoro tutto sommato andava bene? Andava, ci consentiva di vivere. Si parla di un litigio per un debito di 16.000 euro tra i due, finito nel sangue. Lei sapeva che avevano questo appuntamento? No, sapevo che avrebbero dovuto trovarsi, ma non quando, non dove, certo. Non quando più che sì, altro, sì, perché sì, il sì, dove sì. Era sempre lì a Trebaseleghe. E ripercorre la donna quelle ore successive alla tragedia. Lunedì sera, tranquillo. Quando è tornato, com'è andata la riunione di scuola, tutto sì, così, beh, io ho fatto la riunione di scuola con i bambini. È lui che ha fatto domande a lei? Sì, lui mi ha fatto, com'è andato, amore, la riunione di scuola, faccio le solite robe, e poi, com'è andato, ma perché sei arrivato tardi, dovevi arrivare alle 8, alle 3? Sì. Perché ho fatto un giro di qua, un giro di là e... Vabbè, non ma le sembrava tranquillo? No, era, non era, sembrava, era. Una tranquillità che nascondeva un dramma e che è crollata poche ore più tardi davanti ai carabinieri. Ora resta in piedi la questione delle armi, perché se da un lato, anche attraverso i profili dei social network, Rossi viene a più riprese ritratto con fucili e pistole, dall'altro la compagna nega categoricamente che ne possedesse. Io non ho mai visto armi, non ha mai... Io, armi? Un dolore tremendo, pensando soprattutto al figlioletto che non sa ancora nulla, tanto che la donna a un certo punto, pur dimostrando una grande forza, ha avuto un crollo. Ho fatto quello che ha fatto, non è da lui. L'ha fatto per la disperazione, l'ha fatto perché si è visto un'arma puntata in faccia e l'avrei fatto anch'io forse. Vabbè. Giovanna De Lilla continua a chiedersi cosa sia potuto accadere a due persone tanto unite come Sankovic e Rossi. C'era un bel affetto oltre che, quindi... Di Vanessa Banzato, 22:32, sempre in diretta, andiamo in pubblicità pochi istanti e poi torniamo ovviamente con Graziano Stacchio, Roberto Zancan e tutti i nostri ospiti. State con noi, grazie.